Buonasera. Prima di cominciare vorrei chiedere a quelli che seguono il programma di San Patrignano di alzare la mano destra. Ok? Grazie. E quelli che non sono mai venuti a San Patrignano, anche loro vorrei che alzassero però la mano sinistra. Benissimo. Allora c'ho un compito abbastanza difficile qua. Il mio obiettivo oggi è di cercare di condividere con voi la mia esperienza di vita qui a San Patrignano e dopo San Patrignano. Prima di tutto, scusate se leggo, utilizzo anche la carta, anche il Papa lo fa, perciò mi sono sentito che poterlo farlo anch'io. Buonasera a tutti, sono molto felice e soprattutto molto emozionato di essere qua come testimone questa sera. Sono molto emozionato perché questo momento mi fa rivivere un lungo periodo molto importante nella mia vita, che è legato a questo posto incredibile, straordinario. Di più? Ecco. Ah, meglio. Alla sua storia e a quelli che hanno avuto la visione e la forza di portare avanti questa storia. Grazie a San Patrignano sono riuscito a ritrovare equilibrio e la forza di vivere, che non è poco. Sono arrivato qua 30 anni fa. 30 anni fa sono arrivato qua in condizioni psicofisiche abbastanza precarie e mi ricordo, anzi non mi dimenticherò mai, il mio primo giorno qua. Sono arrivato in un ufficio, giù all'ingresso, e dopo un'attesa lunghissima, che probabilmente, ci ho pensato dopo, Vincenzo, leggendomi un po' negli occhi e vedendomi un po' impaziente, un po' arrabbiato, aveva fatto apposta per vedere la mia determinazione, la mia motivazione di veramente cercare di fare qualcosa per me e di cercare di uscire da questo situazione nella quale ero. E Vincenzo, a questo punto sono seduto davanti a lui, ci sono un sacco di persone, sono una persona molto timida, perciò non mi era piaciuto per niente il fatto che lui non era da solo. E dopo, spiegandogli la mia storia, mi guardò con un'aria un po' fredda, un po' così. Ho pensato, non siamo connessi. E mi disse, bene, non c'è posto, devi tornare fra mesi. A questo punto, non so cosa è successo ancora oggi. C'è qualcosa dentro di me che è stato più forte di qualsiasi cosa abbia mai vissuto. Gli ho detto, Vincenzo, io domani non so dove sarò, non so se ce la farò, sono alla frutta, come si dice. Non ha suscitato nessuna reazione da parte sua, mi ha detto semplicemente, tu e i tuoi andate pure su a mangiare. Bene. Siamo andati su a mangiare. Dopo qualche ora è venuta una persona che era di Napoli, se ricordo bene, che ha detto, voi potete andare, tu rimani. Mamma mia, questo è stato un momento brutto, perché da una parte la gioia di poter star qua e dall'altra
La mia prima il mio primo reflex è stato di dire fammi tornare a casa, prendere due o tre robe e torno, come tutti noi, penso come tanti di voi. Da quel giorno lì entro a Sampa e comincia l'avventura. La mia fregatura a quel punto, guardando al passato, è che pensavo essere il primo della classe e che essere il primo della classe mi avrebbe fatto guarire. Pensavo di essere a cavallo. Non avevo capito che essere il primo della classe non interessava nessuno a parte me stesso. Ero sulla strada sbagliata. Devo cambiare foglia. Dopo tanti alti e bassi, momenti incredibili passati con Vincenzo, che era sempre in mezzo a noi, sempre, dalla mattina alla sera. Già la mattina, tra l'altro, lui abitava dietro questo capannone, in una mansarda, e lui già la colazione alla mattina, mentre noi venivamo nel salone, ci guardava ognuno di noi, e era come una radiografia, non sempre molto, non ti faceva sentire sempre bene, cercavi quello sguardo per avere una specie di un sorriso, un complimento. Non si trattava di un complimento, bisognava diventare esseri umani. Ho acquisito forza e volontà per finire il mio programma. 5 anni dopo ero di nuovo al cancello. Credetemi, ancora oggi lo ricordo come il momento più difficile della mia vita. Ero distrutto. Dopo parecchio tempo di angoscia e confusione, con l'aiuto di San Patrignano, sono riuscito piano piano a ritrovare la strada portandomi addosso sensi di colpa per la ricaduta, la grossa ricaduta, perché ero arrivato peggio ovviamente della prima volta. Sensi di colpa per tutto quello che, tutto era crollato, sensi di colpa per la famiglia, per i figli. Avevo già una figlia di 10 anni. Il lavoro, tutti. Come si dice in inglese, I failed. Tutto il mio mondo è crollato. In quel momento, Vincenzo è stato molto vicino, facendomi ricredere in me stesso. Piano piano le cose sono state diverse dal mio primo percorso. Cercavo di dimenticare il passato e di fare, come si dice, dei progressi giorno dopo giorno. Alti e bassi, una voglia allucinante ogni giorno di andare via. Tra l'altro sono andato via con un trattore. Sono arrivato fino all'autostrada, poi, perché sapevo benissimo le strade che il mio grande amico Roberto faceva quando bisognava andare a recuperare uno che per un attimo ha avuto i merli per la testa. Poi sono arrivato anche in aeroporto di Bologna. Ho preso un aereo, senza una lira, convincendo tutti quanti che c'era una roba super importante da fare a Parigi.
Potete immaginare la cosa importante che c'avevo da fare. Dopo 2 giorni ho chiamato l'ufficio, e Vincenzo, la prima cosa che mi hanno detto, ma Vincenzo non ti vuol parlare. No. Ho richiamato. E Roberto mi ha detto chiama alle 4 e devi essere in orario. Alle 4 avevo il cuore che batteva ancora molto più di adesso. E Vincenzo mi disse una parola. Guarda che San Patrignano non è un albergo che vai e che vieni. C'hai 24 ore per farti vivo. Vorrei dirvi ancora la mia ammirazione e ringraziare Vincenzo e le persone che insieme a lui hanno continuato, continuano questa avventura umana. Questo posto è rimasto e rimarrà un grosso punto di riferimento per me e tanti altri. Ho avuto una vita molto complicata e difficile, non ho studiato, perché ho iniziato presto a fare quello che bisognava fare per venire qua. E piano piano, grazie a San Patrignano, mi sono veramente reinserito nella società. Ho potuto continuare il mio lavoro nei profumi, dove lavoro nella stessa società da 23 anni. E volevo anche ringraziare Patrick, questa persona che mi ha, anche lui, dato l'opportunità di ritornare a lavorare, malgrado che sapesse benissimo che ero stato un tossicodipendente, che ai tempi e nel mondo corporate non è una cosa scontata. Oggi ho il privilegio e la fortuna di dirigere una squadra fantastica nel mio lavoro, che nel suo piccolo contribuisce a un po' di felicità per le persone a chi piace profumarsi. Quasi fatto, scusate. Vorrei aggiungere una piccola riflessione riguardo il forum dell'economia positiva. Il modello di San Patrignano permette a ogni ospite che segue il percorso un incontro unico con tutte le categorie sociali, le culture, le origini diverse, senza discriminazione. Non si lascia fuori nessuno, non si può lasciare fuori nessuno, come abbiamo sentito in tutti questi 2 giorni. Il modello di San Patrignano è un modello che funziona non solo per la tossicodipendenza, secondo me. Questo messaggio è un messaggio di speranza e finché vivrò, finché potrò farlo, per me essere qua è un onore, è una grande gioia. E continuate a tener duro, perché alla fine, quando si esce di qua, anche se è un mondo duro fuori, è un bel mondo. Se si hanno le armi che ci si danno qua, ci se la può fare alla grande. Grazie.